Salve care amiche e cari amici, buona domenica a tutte e tutti voi dal vostro Sant'Enciano. Faccio questo video un po' per ricreo, così, in questa bella mattinata, dall'orto di famiglia. E qua potete vedere i pomodorini che stanno diventando rossi. Per la verità sono rosa. E qua una delle tante vittime, forse un uccello o forse una lumaca, una chiocciola, chi lo sa? Ma ne mangiano tanti, eppure io non voglio mettere il veleno per non mettere a rischio la salute dei miei cani. Ma ne fanno una strage le chiocciole di pomodorini. Anche a loro piacciono, evidentemente. È un peccato perché la maggior parte dei pomodori ancora sono verdi. Come potete osservare qua, ce n'è qualcuno rosa. Ma sono tutti verdi. Invece i limoni già stanno venendo belli gialli e a grappoli. Peccato che la pianta è cresciuta troppo in alto. Dovrò prendere la scala. Ma non la scala di Milano, eh? Guardate com'è cresciuta in alto. Ci avessi la scala di Milano. Guardate, guardate quanti limoni, quanti bei limoni. E c'era qualcuno che mi diceva: tutti i film sempre con la pianta di limoni dietro. E beh, e che non gli piacciono i limoni? Mi diceva: cambia scenario. E no, a me mi piace filmarmi con la mia pianta di limoni. Questa è la pianta di arance amare che sono buone solo per farci la marmellata. E più delle volte non la facciamo perché la marmellata è una bomba di zuccheri e quindi fa male per la salute. La marmellata non è nient'altro che frutta in conserva. Per questo le arance amare sono buone per la marmellata, perché sono troppo amare per mangiarle, ma in marmellata va bene. Poi non hanno succo, capito? E ci devi mettere il succo di arance normali che devi comprare o di limoni che ci abbondano. Ma vediamo un po' l'orto da dentro. Vediamo un po' dopo la pioggia di questi giorni che è cresciuto. Hai capito? Vediamo un po'. Innanzitutto all'entrata abbiamo, oltre all'arancia amara, anche del rosmarino. Due piante, se non mi sbaglio, sono cresciute mostruosamente. Tanto rosmarino. Poi il pomodoro è cresciuto spontaneamente. Apriamo il cancelletto. Poi abbiamo questa pianta qua che non so che cos'è. Abbiamo voluto mettere l'ananas, che non è una pianta grassa, è un ananas. Ne avevamo piantate tre in questo vasetto, due si sono seccati. Il terzo sta resistendo. Ecco questa pianta che non so che cos'è, ditemelo voi. Hortus biologicus, tu che buona domenica, tu che di piante te ne intendi. Poi l'insalata da taglio, che tutti voi conoscete. Tutte e tutti voi che la mangiate. Altri pomodori, tutti cresciuti spontaneamente.
Purtroppo c'è molto sole. Verrà sfocato questo video. Come vedete, qualcuno sta diventando rosa. Eccoli qua. Ecco qua, ecco, l'ho filmato. Sembra rosso, però è rossa, ve lo garantisco. Non trovavo l'inquadratura. Sembra rosso, ma è rossa. Ecco qua, un altro pomodorino rosso. Che poi sono rosati. Se tu li togli verdi e li lasci un mese al sole, diventano rossi. Tutti questi pomodori cresciuti spontaneamente da quelli che sono caduti a terra l'anno scorso o 2 anni fa. Altri pomodori che sono cresciuti selvaggiamente. Ecco, questo sta diventando rosso. Questo c'è uno qua, ecco, sta diventando rosso, però lentamente. Ce ne sono tantissimi verdi. Purtroppo la pianta è cresciuta così selvaggia che a volte camminando ci sono dei rami a terra con i pomodorini verdi e io ne ho pestati già 40. Ecco, tutto un ginepraio di pomodori. Poi là lontano, se si riesce a filmare, non vedo in camera. Ecco, là lontano ci abbiamo il basilico. Ma io già ve l'ho fatto vedere la scorsa volta. Poi lì in mezzo non so che cosa c'è. Purtroppo il sole contro non mi fa vedere lo schermo. E vabbè, pomodorini. E poi il rosmarino di nuovo là, nell'angolo. Qua c'è un insetto che svolazza, un bombo. Che fa il suo lavoro in pollinizzatore, perché è venuto un fiore di pomodoro. Non so se lo riprendo a svolazzare, prima mi sembra di averlo ripreso. Ci sono molti bombi. Ne volavo un altro. Io ho fatto dei video sul bombo. Vediamo. Eccolo qua. È pieno di insetti. Appena ci sono i fiori, vengono gli insetti a fare il loro lavoro, perché la natura li ha disposto così. Ecco un'altra inquadratura del rosmarino. E poi qua vi faccio vedere la salvia. Beh, care amiche ed amici, questo è tutto. Buon mattino. Il buongiorno si vede dal mattino. Infatti, molti dei suoi programmi nei suoi ultimi anni di vita andavano in onda la mattina nella Mediaset, andavano in onda la mattina, il buongiorno si vedeva dal mattino. Buona domenica a tutte e tutti voi. Buon 1º maggio, se io non potrò fare un video, dal vostro Sant'Enciani, mi raccomando, continuate a supportarmi, a guardare i miei video e commentarli, perché ci sono stati dei picchi di 3 ore al giorno. Io dovrei arrivare ad avere 11-12 ore al giorno di visual per recuperare le monetizzazioni. Poi un altro dire
che ogni video dovrebbe raggiungere le 100.000 visualizzazioni come minimo, se no non mi pagano. Senza le 100.000 views non ti pagano, però devi avere 4.000 ore di visualizzazioni. E purtroppo è difficile perché una volta che raggiungi le 4.000 ore di visualizzazioni all'anno, devi avere dei video visti 100.000 volte. Comunque, grazie di seguirmi. Questo video andrà bello pesante da editare. Il vostro Santen Chan vi saluta e alla prossima. Ciao ciao. Buona domenica, soprattutto. Forse lo editerò e lo pubblicherò di pomeriggio o di sera. Vediamo come va la storia. Come va. Ciao. Un saluto a Ortus Biologicus, a Alessandro Arcangeli, a Sed Sorelle, a Mary Acquista Pace, e poi vi saluto nei commentari o nel chat perché mi scordo di purtroppo ce ne sono almeno 30 persone dovrei salutare. Perdonatemi se non vi ricordo, ma intanto vi faccio buona gli auguri di buona domenica a tutte e tutti voi e grazie dei suggerimenti che Amleta Bloom, eccetera. Ciao ciao. Per esempio, Jigen, ciao. Guardate che bella pianta di chinotti. Io nel 2018-17 ci ho fatto due video filmando i calabroni, i bombo, ma non è di quello che vi voglio parlare adesso, né dei chinotti né degli insetti.